tutto è sicuramente di buona fattura. E solidità ce la aspettiamo, perlomeno speriamo di ritrovarla anche nella prova di Oliver Eghi. Andiamo a Wacky altissimo con mezzo giro. Data con mezzo giro. E via una Kovac molto buona, non ha eseguito la sua def, non ha voluto arrischiarla. Un giro, un'altra Yamawaki altissima, e qui è fuori il meglio di Eghi, cioè l'eleganza nel gesto tecnico, lo sviluppo, guarda queste rotazioni cubitali come erano ampie nel movimento. Basta ancora e ora. Bravissimo. Bene, Oliver Eghi, tutto il pubblico per lui. Non ha proposto per intero il suo programma esercizio. Più difficile, ha tralasciato la def, cioè questo, pratica questo salto indietro dallo slancio avanti con due giri d'avvitamento, però tutto il resto che ha proposto, che è pur sempre di grande contenuto, è stato eseguito molto molto bene. Va detto che non è stato l'unico ginnasta.